preparazione dello scavo e la pubblicazione del libro. Allora, anzi, più sì. Esattamente, tra la conclusione dello scavo e il libro. Questo, abbiamo tanti tipi di pubblicazioni, questo è importante da dire, perché noi abbiamo vari livelli di pubblicazioni e letture, perché abbiamo immediatamente il convegno di Lazio e Sabina della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, dove presentiamo ogni anno, immediatamente finito lo scavo, i dati della campagna di scavo. Abbiamo i resoconti di scavo che hanno un tempo di edizione minimo, sempre entro l'anno. Dopodiché c'è un lavoro successivo di approfondimento, quindi ci sono le monografie. Ognuno degli specialisti che collaborano al progetto si dedicano a un tema particolare, nel mio caso il Medioevo, e in un dialogo anche con le fonti, perché non è più solo il dato materiale, il dato archeologico, ma anche la fonte storica. Si cerca di leggere insieme questi differenti tipi di dati e di progredire nella ricerca. E poi c'è la divulgazione. Esatto. Quindi possiamo dire che la fase dello scavo è una delle fasi, è una delle varie fasi che compongono. La fase finale è la pubblicazione dei risultati. È la divulgazione, quindi in maniera scientifica. Ecco, quanto tempo impegna la preparazione della divulgazione dei risultati di uno scavo? Impegna nell'arco dell'anno 6-8 mesi l'anno almeno. 8 mesi? Almeno sì, perché il nostro obiettivo è questo, di far circolare le informazioni, i dati che acquisiamo sia in ambito scientifico. Ecco, e uno scavo quanto dura? Nello scavo un mese in genere, quest'anno speriamo... Quindi un mese per scavare e acquisire dati e 8 mesi per preparare le varie edizioni, la presentazione. Perché è un lavoro di equipe con tanti... E per lei, professore? Per me è un rapporto lo stesso, perché se non so, io nella storia dell'arte mi interesso di iconologia, quindi del rapporto tra l'opera d'arte, per cui mi interesso di 500-600, in modo particolare insomma Caravaggio da una parte, Leonardo dall'altra, insomma, per riuscire a capire che cosa è dipinto in quel determinato, quella determinata opera, bisogna fare un lavoro immenso di ricostruzione, intanto dei rapporti culturali, poi una volta fatto questo riuscire a capire ogni singolo elemento, e ci possono volere anche molti anni per arrivare a comprendere, a mettere insieme tutti i tasselli. Poi il libro, diciamo così, grandi libri e grandi monografie che ho fatto, ci sono voluti anche 1 o 2 anni per scriverle, ognuna. Quindi dipende poi dal tema, anche dall'editore, dipende da tantissime cose, quello che abbiamo a disposizione, perché c'è il testo più scientifico, che ovviamente ha bisogno di un apparato di note molto più ampio, e quello più divulgativo, che non bisogna dimenticare e né sottovalutare, perché è quello che poi porta il grande pubblico a comprendere le opere d'arte. Questo vale anche per l'archeologia, perché altrimenti non ci sarebbero alcune cose. E peraltro c'è una cosa estremamente interessante, questo per far comprendere, perché prima si parlava della grande narrazione della Bibbia, abbiamo iniziato da lì, abbiamo fatto il collegamento per esempio ad un certo punto tra Gilgamesh e il Diluvio Universale, ma le cose sono tutte collegate, questo è il punto fondamentale. Allora il sistema bibliotecario, come lo intendiamo noi oggi, dovrebbe prendere spunto sempre più profondamente dalla tradizione benedettina, che vede la biblioteca non semplicemente come il luogo nel quale si contengono i codici, ma il luogo dove si contengono tutti i saperi. Certo. Perché lì non c'è solo e solamente la parte spirituale, ma c'è magari anche tutta la tradizione antica delle arti, dei mestieri, dell'agricoltura. E questo serve, io avrei risposto così in quanto presidente della comunità montana, cioè perché la comunità montana ha il compito di leggere il grande libro della natura, come avrebbe detto Galilei, e quindi che fai senza il libro? Io credo che il presidente De Righi mediterà su queste parole, ma ha già meditato, no? Non c'è bisogno di meditare, lo facciamo, è vita quotidiana. Esatto. Ha tradotto bene in parole quello che facciamo, è stato molto bravo e lo ringrazio. Va bene, inutile ti chieda qual è il più bel libro che tu hai scritto, la risposta io la conosco già. Allora,